Allora diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora professore, andiamo sulla notizia del giorno. Ieri il generale Figliuolo ha parlato della possibilità di rivedere le regole sulla quarantena. Poi si è saputo in serata che il governo convoca il CTS per domani per valutare appunto la riduzione della quarantena per però i vaccinati, o meglio per chi abbia compiuto il ciclo vaccinale. Qual è la sua opinione? Guardi, la posizione deve essere sia per quanto riguarda chi è contagiato, cioè infetto, che per quanto riguarda i contatti. Gli americani si sono espressi proprio ieri col CDC portando la quarantena per chi è infetto a 5 giorni, proprio in virtù della contagiosità della variante Omicron. Mm. La proposta dovrebbe essere medesima per quanto riguarda anche i contatti, cioè fondamentalmente se io sono contatto di un positivo bisognerebbe riuscire a ridurre la quarantena o addirittura eliminarla del tutto, perché il rischio è che verso i contagi verso i quali andremo, 100.000 o forse più, rischiamo di bloccare il paese, perché se per ogni positivo si mettono in isolamento preventivo, in quarantena, dalle 5 alle 10 persone, fate voi i conti, in 10 giorni rischiamo di avere 10 milioni di persone tra quarantenate e isolate. Ma mi scusi professore, però eliminare la quarantena, questa è un'ipotesi su cui si sta lavorando, vedremo che cosa succederà, o ridurla al minimo, non può essere rischioso per i fragili oppure per i non vaccinati? Perché, come allora, dire, questo, ovviamente queste osservazioni che stiamo facendo riguardano unicamente i vaccinati, per quanto riguarda i non vaccinati non cambierebbe, non dovrebbe cambiare nulla. Ho capito perfettamente quello che lei diceva, però siccome abbiamo visto che anche i vaccinati si possono infettare e possono trasmettere, dopo le facciamo vedere un servizio di persone in quarantena che raccontano proprio questo, le chiedo se una persona vaccinata che non fa quarantena, che magari si infetta oppure la fa più breve e che magari si infetta, può essere però un pericolo per le persone più fragili o per i non vaccinati? Guardi, indubbiamente potrebbe rappresentare un pericolo, ma attenzione, qui non stiamo dicendo di non fare la quarantena per chi è positivo, ovviamente rimarrebbe la quarantena come abbiamo sempre fatto nel passato per chi aveva l'influenza, per chi aveva il raffreddore. Il problema è che, come nel passato si faceva, se avevi un figlio a casa con il raffreddore o con l'influenza, stava a casa uno dei due genitori e l'altro andava a lavorare. L'alternativa è che se tutti e due i genitori stanno a casa, e stanno a casa anche i due nonni, e magari stanno a casa anche i fratelli, e magari sta a casa anche qualche vicino di casa, chi è che va a fare il pane? Chi è che guida l'autobus? Chi è che apre la farmacia? Chi è che pulisce le strade? Chi è che va in ospedale? Questo è il reale problema verso il quale rischiamo di andare, un blocco completo del paese dal punto di vista sociale. Senta professore, adesso le facciamo vedere queste interviste che ha realizzato da remoto Claudia Antinoro con alcune persone che appunto sono state costrette a passare il Natale in quarantena. Sentiamo e poi ne parliamo. Federica, lei insieme a suo marito e suoi figli è in quarantena. Da quanto tempo? Sì, è dal 18, da sabato della settimana scorsa che siamo chiusi in casa. Abbiamo scoperto di essere positivi al Covid. Inizialmente io e mio figlio il grande abbiamo fatto un test rapido a casa e abbiamo scoperto di essere entrambi positivi. Voi siete vaccinati, lei e suo marito? Io ho fatto la terza dose e mio marito, che ha fatto soltanto due dosi, è stato, devo dire, un po' più male di me. Quindi io credo proprio che il vaccino abbia fatto il suo lavoro. Sono contenta di essermi vaccinata. Avete passato il Natale tutti insieme? Come l'avete passato? Sì, purtroppo è stato un Natale in casa, chiusi, e ci è dispiaciuto tantissimo, soprattutto per i bambini. È la cosa per cui chiaramente siamo rimasti più male per loro. Abbiamo cercato di fare festa, di stare insieme. Tra l'altro ieri è stato anche il compleanno di mio figlio piccolo, che ha fatto 6 anni, e quindi abbiamo cercato di dargli un po' di normalità creando una festa in casa per noi quattro. Beatrice, lei ha scoperto di essere positiva al Covid pochi giorni prima di Natale. Io mi sono svegliata la mattina con un lieve malessere e un raffreddore molto forte, e quindi ho deciso di fare un tampone antigenico in farmacia e sono risultata positiva. Quindi da quel momento lì in poi sono tornata a casa e mi sono isolata, contattando, diciamo, tutte le uniche due persone che ho visto nelle 48 ore precedenti. Una è risultata positiva e l'altra invece è risultata negativa a tutti i tamponi che ha
ha effettuato. Io sono vaccinata, assolutamente sì, e avevo in programma la terza dose per il 14 di gennaio. Allora, professore, resta il fatto che chi è vaccinato, almeno contrae la Omicron, quella signora aveva fatto 3 dosi, però ha dei sintomi estremamente lievi, talmente lievi che uno li può confondere con un raffreddore stagionale, così? Guardi, è così. Allora, io credo che la signora abbia probabilmente contratto, io credo, il virus che abbiamo circolante, che è la Delta. Quindi già con la Delta, 3 dosi, ma anche 2 dosi di vaccino, attenuano di molto i sintomi che conoscevamo di un anno e mezzo, 2 anni fa. Ma con la Omicron e dell'esperienza di altri paesi che hanno già questa variante predominante, è addirittura ancora meno che con la Delta. Cioè, fondamentalmente sono cambiati completamente i sintomi. Non c'è più la perdita di olfatto, la perdita del gusto e l'insufficienza respiratoria, che erano segno del fatto che c'era una polmonite, diciamo, in atto o in evoluzione. Qui abbiamo sintomi fondamentalmente molto simili a quelli del raffreddore: naso che cola, febbre, stanchezza, che sono poi quelli che conoscevamo ben prima che arrivasse il Covid. Insomma, certo, sembra raffreddorizzarsi questo virus, anche riprendendo un titolo del Corriere della Sera di oggi. Grazie professor Bassetti per essere stato con noi, nonostante sia in vacanza, e l'aspettiamo presto perché insomma evidentemente ci sarà ancora da parlarne, soprattutto dopo le decisioni che arriveranno. Grazie.